cioccolato fa bene all'amore. È già scritto anche sui muri. Chocolaves, ma abbiamo scoperto che fa molto bene anche alla salute. Certamente è uno degli ingredienti più studiato dalla scienza. Fa bene alla pressione, abbassa la pressione, abbassa il colesterolo, contribuisce alla salute del cervello, della memoria, alla cura della depressione e fa bene anche alla vita sociale, al buon umore e anche all'amore, certamente. Senta, sembra quasi che la pasticceria sia diventata una farmacia. La pasticceria del futuro può veramente diventare una farmacia, nella misura in cui si esaltano tutti gli aspetti positivi del cioccolato legati ai flavonoidi che lo costituiscono e allo stesso tempo si alleggeriscono anche le preparazioni di calorie, perché ci vogliono tutte e due i bilanciamenti. Come si prepara il farmaco cioccolato? Il farmaco cioccolato ha bisogno di due attenzioni importanti. La prima, scegliere un cioccolato al 70% o ancora di più di concentrazione di cacao, e la seconda è sempre non abbinato alla caseina, perché la caseina, quindi possiamo dire il latte, la panna, il burro, impedisce l'assorbimento intestinale dei flavonoidi. Oggi facciamo il cuore di San Valentino per la Lega Italiana Ricerca Tumori e facciamo questo cioccolatino molto particolare, che è un cuore molto geometrico e fatto con dei gusti anche a livello nutrizionale interessanti, perché sono stati studiati con una nutrizionista. Possiamo analizzare anche dal punto di vista organolettico e poi soprattutto dall'apporto nutritivo, nutrizionale che ne viene, quello che la dottoressa Manzi può raccontarci e dettagliarci. Certamente, vedete quanto è utile che la nutrizione si incontri con i grandi pasticceri. È stata studiata proprio per questo, non abbiamo messo all'interno caseina insieme al cioccolato, questo per non far togliere l'effetto dei polifenoli che ha il cacao. Abbiamo lavorato con mandorle e nocciole, che sono ricche di vitamina E, e abbiamo lavorato con il lampone, che è ricco di fibra e di polifenoli, quindi è tutto un discorso proprio per anche un discorso salutistico. Oggi c'è il modo di cucinare alleggerendo di calorie e di grassi, mantenendo invece tutto il buono del cioccolato, che è proprio la parte della fava di cacao, la parte dei flavonoidi. Buon cioccolato a tutti!